La Sardegna centrale mira a lasciarsi alle spalle anni di stagnazione economica e isolamento. In un incontro a Nuoro organizzato nella sede della Camera di Commercio da Confindustria Sardegna centrale e con la partecipazione della Presidente della Regione Alessandra Todde, sono state discusse varie strategie per rivitalizzare l'area. Tra le proposte emerse si include il miglioramento delle condizioni fiscali per attirare investimenti, l'incremento del supporto per i giovani imprenditori e un rinnovato focus sulle aree industriali dismesse. Parliamo di fiscalità di vantaggio per le aree montane, parliamo di consorzi industriali che sono ormai commissariati da troppo tempo, parliamo di infrastrutturazione e parliamo di incentivi alle attività produttive del nostro territorio che rappresentano il fiore all'occhiello di determinati settori, pensiamo all'agroalimentare, all'apileo, e quindi c'è la necessità di immettere leggi e denari per far sviluppare appunto le nostre imprese. La Presidente Todde ha espresso un forte impegno a risollevare le economie locali concentrandosi su settori come l'agroalimentare, la manifattura e su investimenti in infrastrutture, digitalizzazione e tecnologia fondamentali per il rilancio della regione. Nel corso dell'incontro è anche emersa l'importanza dell'arrivo dell'Einstein Telescope. Un tema fondamentale sarà capire come lo sviluppo dell'Einstein Telescope può influenzare anche l'economia di questa zona e quindi ovviamente fare filiera con il lavoro delle imprese. È un contesto che sta prendendo finalmente corpo. Io ho detto direttamente alla Ministra Bernini che faremo un'unità di progetto sotto la Presidenza e devo dire che la collaborazione su questo tema sta andando molto bene. C'è molta determinazione per portare il progetto qui a Lula, al centro della Sardegna, e fare in modo che si possa anch'esso trasformare non solo in un volano per la ricerca ma anche in un volano per l'economia.